Giovani dell'area metropolitana di Napoli di età compresa tra i 18 e i 25 anni sono i destinatari del progetto Green Network, coordinato dal Comune e cofinanziato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un percorso di progettazione partecipata che vede protagonisti i giovani accanto a istituzioni e operatori sociali ed economici del territorio per la valorizzazione sostenibile del Parco Metropolitano delle Colline di Napoli. È un progetto del Comune di Napoli finanziato su un avviso che si chiama Restart, un avviso nazionale finanziato con il Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili che gestisce l'ANCI, ed è un progetto molto interessante perché punta a valorizzare i giovani che in questo momento non studiano e non lavorano, attraverso attività di formazione e autoimprenditorialità sui temi del verde e dell'agricoltura urbana. È un progetto molto interessante perché l'elemento caratterizzante è quello di vedere i giovani non come un problema ma come una risorsa, e quindi lavorare sulle potenzialità in questo momento inespresse dei giovani partecipanti per creare poi valore sul territorio e anche opportunità lavorative per i giovani stessi. A tal fine 60 ragazzi selezionati dal Comune con avviso pubblico saranno coinvolti nel percorso di formazione I Mestieri del Verde per sviluppare competenze sulla sostenibilità ambientale, sulla promozione delle filiere produttive locali e delle aree agricole e sul lavoro in agricoltura in chiave smart. Fino al 18 giugno c'è la possibilità per tante ragazze e ragazzi che hanno tra i 18 e i 25 anni e che non sono impegnati in momenti di formazione, percorsi di formazione o di lavoro, di poter accedere a questo avviso del Comune di Napoli, che trovate molto semplice sul sito del Comune di Napoli, sulla pagina Facebook dell'Assessorato ai Giovani, ed è l'opportunità di poter per un periodo prestabilito fare un corso di formazione di avvicinamento ai lavori del verde, 300 ore retribuite con un'indennità di 600 euro ed una rete, la città di Napoli insieme al Parco Metropolitano delle Colline, il comune di Procida, il comune di Quarto, la città metropolitana e poi dei partner come l'associazione Agritettura, Cosvitec e l'Uomo in Legno, che aiutano la città di Napoli nella sua grande sfida di poter moltiplicare le opportunità per i giovani con cose concrete che possono dargli quello spin-off e quella possibilità di entrare nel mondo del lavoro attraverso del saper fare.